Si torna a casa, arriva un avversario già conosciuto in tante circostanze in Serie C1, è l'Arezzo, che gioca una grande partita e approfitta di alcune indecisioni difensive del campo basso. Si traveste da killer un certo Pasquale Traini, che segna al 30° e poi si rinnova nel secondo tempo con un pronto sinistro che manda il pallone all'angolo opposto rispetto all'angolo di tiro della porta di Ciampi. Per il campo basso e l'Arezzo, diciamo pure, incondizionato.